Ciao a tutti, bentornati in questo spacco tutto. In questo nuovo video spero che tutto stia in piedi. Qui di fianco vedete il forno freddo, ghiacciato. Allora, sono qui per registrare il video dell'ordine di uno dei due pacchi di Shein o Shein, non so come si pronunci. Questi ordini, ovvero questo qua, l'ho fatto dall'applicazione Shein, che è questa. Sì, la sveglia non credo, ma insomma l'ho fatto dall'applicazione Shein, che è questa S qui, questa, eccoci qua. E dunque, andiamo a vedere, spedito. Questo ordine qua è il pacco 1 del secondo ordine che ho fatto, cioè è arrivato prima questo del pacco del primo ordine, cioè solo per farvi rendere conto, è un ordine che io ho fatto un po' di tempo fa. Il pacco 2 conteneva questa maglietta qui, che non metterà mai, ecco, questa maglietta qui che è arrivata da sola, invece oggi mi è arrivato l'altro pacco. Questo pacco, compresa la maglia che mi era arrivata prima, che vi ho fatto vedere, quella nera, ovvero questa maglia qua avevo preso, quindi compresa questa io ho pagato esattamente 52,14 euro, cioè 1,99 euro di, sarà un'assicurazione, qualcosa del genere, e per il resto basta. E l'altro ordine invece era di 66,79 euro, ma è fermo in posta. Ora è arrivato tutto in questa busta, credo sia tutto. Ah, wow, questa è una borsa. Allora, dovete sapere che ho fatto diverse pulizie in questo periodo, ho buttato via una borsa tra l'altro perché era tutta rovinata, sempre dei cinesi, tutta rovinata però, e quindi ho detto rinnovo un attimo le borse. Allora, una la sto utilizzando. Ah, una cosa, per quest'ordine e anche per quell'altro io ho utilizzato lo sconto di Gemmina, che è 2 Gemmina 15 IT. Io ho utilizzato il suo sconto e mi hanno tolto ben 8,85 euro. La borsa che vi farò vedere adesso l'ho pagata 12,75 euro al posto di 15 euro. Dunque, la apriamo. Intanto non ha puzza, assolutamente non puzza la roba. Ok, è contenuta all'interno di questa altra borsetta di tela, busta di tela, no, borsetta busta. E adesso sono curiosa. Voilà! Mamma, com'è carina! Guardate com'è bella! È stupenda! Questo è un facsimile della Chanel praticamente. La taschina è molto stretta. Togliamo insieme questo. Oh, wow, ok. E vediamo com'è. Beh, è un po' rovinato qua davanti, non è proprio perfetto. Vabbè, comunque la apriamo. Vabbè, all'interno è molto rigida. Penso ci sia del cartone all'interno che la tiene così rigida. Vabbè, c'è la carta e il resto della catenina. Devo dirvi che non sa neanche, sembra quasi ecopelle. Questa è ecopelle, non è plastica. Assolutamente, questa qua è ecopelle. Si sente dall'odore. Beh, non è per niente male. Peccato che sia rovinato qui il... com'è che lo chiamano, l'hardware, questo qua dorato. Peccato perché è veramente carina, ma si è rovinato quello. Vabbè, dai, devo sistemare la catena perché non è giusta, è più lunga da una parte e più corta dall'altra, perché volendo si può anche tenere così praticamente, quindi un pezzo della catena qua e una tenuta lunga. Beh, è bella, dai, non è per niente male questa qua. Quindi borsa approvatissima. Ho preso delle unghie finte. No, ma guardate come sono belle! Sono bellissime, sono 24, sono stupende! No, sono bellissime queste unghie finte! Sapete che io ho la passione per le unghie finte? Queste le ho prese perché sono squadrate. E siccome io tengo le unghie squadrate,
queste mi andranno, credo, bene. Mi sa che dovrò sistemarmi un attimo le unghie. E all'interno, no, non ci credo, mi sono cadute. No, sì, sono cadute. Ho fatto un disastro. Io faccio danni. Se non faccio danni, guardate che bella la lima. Se non faccio danni, non sono io. Ma credo lo sappiate. Le unghie le ho pagate 3,40 €. Poi ho preso anche una cover taglia, vabbè, taglia XS Max, perché è il mio telefono questo qui, e l'ho pagata 3,40 €. Qui c'è la cover, che bello, tutto stra impacchettato. Questo sito è stata un po' una scoperta, sapete perché ho acquistato? Perché vedevo sempre i video di Gemmina Makeup, i vlog, e faceva sempre vedere questi acquisti che faceva su Shein. Al che ho detto, ci provo anch'io. E la cover è questa. L'ho presa un po' colorata, un po' tanto estiva, perché sono stufa di usare questa. E allora volevo un qualcosa di diverso. Bella, eh? Mi piace. Non è plastica rigidissima, però non è neanche tanto morbida. Questa è tipo gomma, e è quella che piace a me, cioè il materiale che piace a me per l'iPhone. Questa è più plastica, ma non è rigidissima. Ma è bellissima. No, è stupenda. Oh, guardate. Bellissimo. Nuova cover. È bella perché è nera qua sul bordo. Molto bella nera così, perché... Vedete anche il riflesso. Perché... è dello stesso colore dello schermo praticamente. Ah, poi, io qui vedo un top. Non so io cosa mi sia venuto in mente di prendere una cosa del genere, visto che non ho né la pancia piatta o la pancetta o ho tutto. Non lo so. Non lo so. Questo top l'ho preso in taglia S. Va bene. Pagato 5,10 €, sempre scontato, eh. E... è all'interno di questa bustina di Shein. Ma guardate che bella! Ma è tutto contenuto in queste bustine, è una figata! E per essere una S è decisamente larghetto. Boh, non lo so. Beh, è fatto così con questi nastri che si incrociano, dai, nastri, spaghi, che cavolo! Come volete chiamarli? Ma alla fine non so neanche come sia. Vorrei provarlo, ma non ho tanto tempo. Dovrebbe essere giusto, anche come taglia. Lo proviamo. Eccolo! Questo è il toppino. Allora, qui le coppe sono imbottite. La cosa non mi piace tanto. Però è davvero bello. Bello, molto particolare. Io non ho niente del genere. La cosa che mi dispiace è che ho la pancetta fuori. Però per il resto... devo dirvi che è anche... molto molto comodo, si può indossare senza niente sotto, tra l'altro, e sul retro è fatto così praticamente. Poi ho preso un top e una camicetta. Questo top, vediamo, per 5,10 €, beh, non è cotone, è sintetico, e il top è questo. Vediamo se riesco ad allontanarmi, eccolo qua. Bah. All'interno del pacchetto, coi capelli tutti fuori, c'era anche il bottoncino. Ok, il top è fatto così. Che bello! È un po' largo, un pochino largo. Però meglio largo che troppo stretto. È stupendo! Ma sono contenta! No, ma è qualcosa di diverso. Forse è troppo largo per me, effettivamente, perché guardate... forse è un po' grande, avrei dovuto prendere la S. È che io proprio ho seguito le taglie che danno loro. Poi, veniamo all'ultima cosa di questo video, perché sennò non finisco più. Ultima, sì, ultimissima. Pallini i Pois. Oh mamma. Questa è una camicetta, sempre taglia M, ed è costata 8,50 €. Questa è costata un attimino di più. Però, prezzo pieno era 10 €. Vediamo com'è. Sempre stesso tessuto, quindi non è cotone. Per me non è assolutamente cotone, ma vi dico anche poliestere al 100%, per cui... camicetta! Anche questa è grande. Però è una camicetta...
qua non è tanto aperta sulla manica, è molto meno aperta di questa, ma a parte che questa qua si può dare qualche punto qua sotto, ci si dà qualche punto qua. E vabbè, provo la camicetta. Ok, camicetta. Ma sapete che è bella? Mi allontano così la vedete. Non sta bene con questi pantaloni, lo so, però no. Se avessi preso la S di questa sarebbe stata stretta qui. Quindi meglio la M. Sì, perché ho delle misure un po' strane, cioè sono normali di corpo, però comunque sono un po' più larga qua. E quindi, oh, guardate. Boh, ditemi voi come vi sembra questa camicetta. Ma devo anche allacciare i bottoni, magari. Vabbè. A me piace. E per quest'ordine è tutto. E boh, andate a dare un'occhiata a quest'app perché è davvero carina. Sono molto contenta di quest'ordine, sono soddisfatta di quello che mi è arrivato. Sono molto soddisfatta della borsa, tra l'altro. Cioè, avevo visto le foto delle clienti di chi aveva già acquistato questa borsa, però sapete, le foto sono un po' così. E davvero questa è Ecopelle. Non è plastica, sono stracontenta, è davvero bella. Lasciate perdere i pantaloni del pigiama, però è bellina, eh. Forse sarebbe meglio però portata più corta. Tipo così. Guardate che bella. Tranne i pantaloni del pigiama, è bella, eh. Ecco, questa era per l'anteprima, perché se no io non ho mai le anteprime fatte. Vi ringrazio per essere stati in questo video Shein. Lasciate tanti like se ne volete altri di questo tipo, perché a me è piaciuto tanto, cioè a me è piaciuto tutto quello che mi è arrivato, e sono estremamente contenta e questo top che ho sotto è estremamente comodo, cioè non lo senti neanche addosso. No, ma è bellissimo, eh. Non si sente neanche addosso, è una favola. Io non ho mai avuto top del genere, ma davvero molto bello. Va bene, vi ringrazio per essere stati qua, seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo in un altro video come sempre. Ciao, rimanete sintonizzati, mi raccomando. Ciao!